Ciao a tutti, sono Alfredo Morresi, Developer Relations Program Manager per l'Italia e vi do a tutti il benvenuto in questa nuova puntata della Google Developer Live. Oggi voglio introdurre una novità, ovvero i guest show. Si tratta in pratica di episodi della Google Developer Live dove i contenuti arrivano dalle nostre community italiane. La prima a rispondere a questo appello è stata la community del Google Developers Group di Firenze, quindi vi lascio subito ad Alberto Mancini che vi presenterà un'introduzione a Chrome, l'API WebRTC e come fare anche un po' di grafica 3D all'interno del browser. Vi ricordo inoltre che se avete idee che volete propormi per nuovi episodi della Google Developer Live, basta pingarmi ad alfredomorresi@google.com. Buona visione! Ciao, io sono Alberto ed oltre a occuparmi in varia misura di sviluppo di applicazioni web, sono anche uno degli organizzatori del Google Developers Group di Firenze. Se siete interessati ad avere qualche informazione sul gruppo di Firenze, potete trovarci sulla nostra webpage, di cui ho riportato uno short URL, oppure sulla nostra pagina Google Plus, oppure semplicemente potete cercarci su Google e troverete alcune informazioni circa gli eventi passati e come partecipare al gruppo. Proprio grazie al supporto della comunità e con la collaborazione degli analoghi GDG di Roma e di Bologna, quest'ottobre siamo riusciti ad organizzare un evento lungo 2 giorni, una GDG DevFest. Proprio da una di queste presentazioni è estratto il talk che mi accingo a presentarvi. Con il continuo proliferare di nuove API e nuovi standard che vanno a comporre quello che è comunemente chiamato l'HTML5, è ad oggi non estremamente semplice stabilire quali siano i reali limiti che un'applicazione web, cioè un'applicazione scritta utilizzando soltanto HTML e JavaScript, sia costretta a rispettare. Infatti, cose che fino a poco tempo fa sembravano impossibili da farsi dall'interno di un browser, oggi si trovano come esempi in giro per la rete. Quindi, sfruttando l'occasione dell'uscita di GWT 2.5, che ha tra le sue componenti una libreria a basso livello chiamata Elemental, una libreria che, essendo generata direttamente dagli WebDL, che definiscono i motori JavaScript, più o meno come si fa con Dart, mette a disposizione del programmatore GWT, quindi del programmatore Java, tutte le feature HTML5 presenti nei moderni browser, almeno quelli WebKit derivati, abbiamo cercato di capire dove eravamo in grado di arrivare scrivendo un'applicazione GWT che utilizzi gli ultimi standard HTML5 o almeno parte di essi. L'idea era quella di fare un'applicazione che per noi fosse non convenzionale, qualcosa che non ci sembrava possibile fare con il solo browser. Ad esempio, accedere a device attaccati al client, quindi al computer in cui gira il browser che eseguirà l'applicazione web. Ad esempio, catturare lo stream dalla webcam. L'idea è quella di farsi semplicemente una fotografia per ora. Era una cosa che era possibile fare con plugin nel browser, ma non lo si poteva fare soltanto in JavaScript più HTML. Uno dei recenti standard, anzi, un draft che è sviluppato da W3C e IETF, che si chiama WebRTC, permette oggi di catturare gli stream provenienti dal microfono e dalla webcam del computer su cui gira un browser. Per la verità, l'obiettivo di WebRTC è ben più vasto che non quello di permettere semplicemente l'utilizzo di questi stream. WebRTC, Web Real Time Communication, dovrebbe permettere ad un certo punto la realizzazione di applicazioni tipo video chat direttamente dall'interno di un browser e permettere anche lo streaming punto punto tra due o più browser di informazioni, senza l'utilizzo di alcun plugin. Per la verità, WebRTC ad oggi è abbastanza poco maturo ed infatti non esiste nessun browser che lo supporti a pieno, però fortunatamente almeno Chrome, dalla versione 22 e successive, supporta stabilmente la parte che a noi interessa, Get User Media, quella che ci permette di avere accesso allo stream proveniente dalla webcam.
Ci sono voci che dicono che Firefox nella prossima versione o in una delle prossime versioni supporterà le medesime feature, però al momento per eseguire il codice che vi andremo a mostrare e che è già pubblicato su uno dei nostri server, avete bisogno di Chrome. Con dalla nostra parte Elemental e WebRTC è estremamente semplice iniziare a scrivere un programma che crei un tag video, semplicemente utilizzando il metodo createVideoElement dell'oggetto document, che poi crei un canvas, prenda dal canvas il rendering context, lo standard rendering context 2D, e poi in un loop, ad esempio, scriva il video element direttamente sul canvas, ottenendo così una copia dei fotogrammi del video sul canvas. Perché lo vogliamo scrivere su un canvas? Lo vogliamo scrivere su un canvas perché una volta estratta dal video l'informazione e scritta all'interno di un canvas è estremamente semplice, utilizzando il metodo toDataURL, ottenerne un'immagine che sarà la nostra fotografia. Creato il video element e imparato a scrivere il video element sul canvas, dobbiamo preoccuparci di come chiedere al browser di passarci lo stream proveniente dalla webcam per poi poterlo scrivere nel video. Questo è un pochettino più laborioso, ma basterà utilizzare la funzione, il metodo WebKit GetUserMedia dell'oggetto Navigator. Il fatto che il metodo inizi con la parola WebKit significa che ancora questo metodo non è standard. Questo metodo, una volta chiamato, farà sì che il browser chieda all'utente autorizzazione per utilizzare la webcam. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'utente, il browser si occuperà di chiamare la callback che abbiamo passato come argomento al metodo getUserMedia, che riceverà in input esattamente un oggetto di tipo MediaStream. L'oggetto di tipo MediaStream potremo utilizzarlo per popolare il nostro video, quindi ottenendo sul video lo stream proveniente dalla webcam. Per la verità, per popolare il tag video con lo stream proveniente dalla webcam, nonostante Elemental ci promettesse di permetterci di evitare quanto più possibile metodi nativi, abbiamo bisogno ancora di passare direttamente al JavaScript. È male di scrivere una funzione di una riga, però ricordiamoci che Elemental non permette completamente di abbandonare la scrittura di metodi nativi. Così facendo otteniamo un programma piuttosto semplice che potete provare anche voi. Si trova già pubblicato su joint.com, che una volta caricato ci chiederà autorizzazione per catturare lo stream proveniente dalla webcam. Una volta autorizzato si accende la webcam ed il tag video viene popolato con lo stream proveniente dalla webcam. A questo punto è facile fare una fotografia, come abbiamo detto, chiedendo il data URL direttamente al canvas. Ora, non so come la pensate voi, però aver tirato in mezzo WebRTC e HTML5 semplicemente per farsi una fotografia è un po' frustrante. Vorremmo fare qualcosa di più elaborato, ad esempio cercare di fare editing sulla fotografia. Fare editing sulla fotografia sarebbe possibile semplicemente utilizzando le API del canvas, che è estremamente potente. Però quello che noi vogliamo fare adesso è fare editing direttamente sul video, cioè fare editing in tempo reale dello stream proveniente dalla webcam. Questa è un'operazione che rischia di essere time consuming, di essere molto pesante per il nostro browser. Fortunatamente, però, un altro degli standard che compone HTML5 ci dà la possibilità di delegare parte delle operazioni che noi vogliamo fare direttamente alla scheda grafica del computer, quindi di utilizzare una risorsa di calcolo specializzata all'interno di un'applicazione web. Questo standard si chiama WebGL, Web Graphics Library, ed è un'API JavaScript che ci permette di fare operazioni
per quello che ci interessa per il momento, direttamente sulla scheda grafica, quindi alla massima velocità. Questo, a differenza di WebRTC, è un vero e proprio standard, infatti c'è almeno parziale il supporto su tutti i browser da desktop, ma su Chrome 22 e successive c'è un supporto totale e quindi possiamo utilizzare tranquillamente su Chrome WebGL. Con WebGL alla nostra portata possiamo riscrivere il programma che abbiamo fatto prima. Adesso non utilizzeremo più il 2D Rendering Context del Canvas, ma utilizzeremo il Context WebGL che si chiama, visto che è ancora sperimentale, Experimental WebGL. Per la verità, alcuni browser supportano la stringa Experimental WebGL ed altri semplicemente WebGL. Una volta ottenuto il rendering context che io ho chiamato 3D, ma di fatto è il rendering context WebGL, dobbiamo preoccuparci di come disegnare l'immagine, il video, sul nostro canvas. Mentre prima potevamo direttamente disegnarci l'immagine, farlo con WebGL è un po' più complicato. Dobbiamo infatti utilizzare il video element come texture e poi la texture dovrà essere disegnata nel canvas. Per disegnarla nel canvas, visto come funziona WebGL e OpenGL, che è in qualche modo il padre di WebGL, dovremo costruirci un rettangolo che copra tutta la viewport e poi mappare come texture appunto ogni fotogramma del video element. Su questa texture. Abbiamo descritto sul nostro blog come fare questa operazione con un'immagine, con il video è assolutamente identica in quanto il metodo TextImage2D può prendere in input sia un image element che un video element come in questa slide. Per far funzionare un'applicazione web che utilizzi WebGL, però non basta semplicemente la parte scritta in JavaScript, ma c'è bisogno, come sanno coloro che hanno utilizzato OpenGL, di alcuni programmi scritti in un linguaggio specifico degli shader. Gli shader sono in qualche modo pezzetti di programma che verranno eseguiti direttamente dalla scheda grafica. Quello che dovremo fare quindi è dare alla nostra applicazione web un vertex shader che sarà un pezzo di programma che verrà, dice la specifica, eseguito per ogni vertice in questo caso del nostro rettangolo che utilizziamo come sfondo della viewport. Questo vertex shader mostrato in figura semplicemente fa una scala in modo da ottenere sempre tutta la viewport coperta. E poi un fragment shader che verrà eseguito per ogni pixel che assegnerà il colore, in questo caso semplicemente il colore proveniente dalla texture sulla quale abbiamo copiato, l'abbiamo visto nella slide prima, un fotogramma del video element. Naturalmente, però, una volta che abbiamo costruito l'applicazione per utilizzare WebGL, oltre a copiare semplicemente l'immagine sullo sfondo della nostra viewport, possiamo fare operazioni più sofisticate. Possiamo cioè istruire la scheda grafica quando farà la copia, cioè quando eseguirà il fragment shader, di fare operazioni sull'immagine che ha ricevuto, ad esempio cambiarne il colore, oppure applicare filtri più sofisticati, o addirittura potremmo tenere in memoria sotto forma di texture più fotogrammi e fare in qualche modo blending, come fa lo shader alla mia destra, che utilizza due fotogrammi per fare blending ed ottenere una sorta di effetto scia. Cioè possiamo fare un'applicazione un pochino più sofisticata di quella di prima che faccia cose di questo tipo, assolutamente in tempo reale. Può applicare filtri alla nostra applicazione, allo stream proveniente dalla webcam, tutto senza sentire l'esecuzione del programma, perché tutte queste operazioni vengono fatte in tempo reale dalla scheda grafica. Temporale dalla scheda grafica prima di essere copiate sul canvas. Questo significa che, come prima potevo
fare una snapshot, fare una fotografia dello stream non modificato proveniente dalla webcam, adesso lo posso fare dello stream modificato. Per la verità, però, aver utilizzato WebGL ci fa subito venire in mente OpenGL, OpenGL ci fa venire in mente la grafica tridimensionale e quindi ci viene l'appetito di fare sulla scheda grafica dall'interno della nostra applicazione web grafica tridimensionale. Purtroppo la doccia fredda è che WebGL è una libreria 2D, a differenza di quanto normalmente si pensa, non esiste alcun supporto in WebGL per fare grafica tridimensionale, come non esiste di fatto in OpenGL. La grafica tridimensionale anche in OpenGL si fa utilizzando delle utilities library come GLU. Questo significa che per fare grafica tridimensionale abbiamo bisogno di implementarci delle trasformazioni prospettiche, ad esempio le proiezioni, quella che viene chiamata la Frustum Matrix, Model View Matrix e quant'altro. Per la verità esistono in rete già belle che pronte diverse librerie che in JavaScript creano queste matrici e le rendono disponibili per essere utilizzate, però trattandosi di una cosa non troppo complicata e non volendo avere la dipendenza da una libreria JavaScript nella nostra applicazione, noi abbiamo deciso di reimplementarla. È una cosa abbastanza semplice e la rete è piena di informazioni su come devono essere costruite queste matrici. Quello che è interessante è che noi, nel nostro codice Java, che poi verrà compilato in JavaScript, vengono create le matrici che andranno applicate agli oggetti che visualizzeremo, poi il vertex shader, quindi sulla scheda grafica, applicherà le trasformazioni a tutti i vertici, vertice per vertice, e poi il fragment shader utilizzerà queste informazioni che il vertex shader ha calcolato e che saranno state interpolate dal sistema automaticamente, per quanto ci riguarda, le utilizzerà pixel per pixel per assegnare il colore. Anche circa come costruire le proiezioni e tutte le trasformazioni che ci servono, abbiamo scritto un post sul nostro blog, in quanto sarebbe un po' lungo descrivere qui, e alla fin fine si tratta di codice che è più facile leggere che non presentare. Questo è comunque un esempio di come potremmo creare una perspective matrix, cioè una matrice di proiezione prospettica. Sarà il male di creare un double array che rappresenta una matrice 4x4, per fare le proiezioni c'è bisogno di matrici 4x4 anche se si lavora nello spazio tridimensionale. Poi la matrice dovrà essere passata sotto forma di parametro al programma che è la composizione di tutti gli shader che vogliamo che la scheda grafica applichi quando elabora i dati che gli passiamo. Per passare questa matrice a WebGL abbiamo, utilizzando Elemental, di nuovo bisogno di fare una operazione nativa. Infatti abbiamo bisogno per passare i dati a WebGL di un oggetto di tipo float32array. Float32array non ha un costruttore esposto in Elemental e quindi dobbiamo passare un array of number, oggetto utilizzabile da Java con Elemental, ad un metodo nativo che semplicemente farà il new dell'oggetto float32array di cui noi abbiamo bisogno e ce lo ritornerà. Una volta fatto la costruzione delle matrici prospettiche, diventa importante anche avere dei modelli, cioè degli oggetti costruiti da vertici e facce da passare al nostro programma. Cercando in rete si vede che trovare un parser in Java per interpretare, per leggere formati di dati tridimensionali che si trovano pubblicamente è estremamente semplice. Noi abbiamo scelto per la sua semplicità di
utilizzare un parser per i file di tipo BJ, gli Wavefront OBJ, che sono semplicemente file di testo molto semplici da utilizzare. Una volta ottenuto il parser, abbiamo potuto utilizzare Data Resource di Client Bundle per fare il loading asincrono dei modelli. Infatti, se noi volessimo includere i modelli direttamente nella nostra applicazione e farli scaricare tutti insieme dall'utente quando parte il programma, avremmo dei tempi di startup estremamente lunghi ed inutili, tutto sommato, perché non è detto che tutti i modelli che vogliamo includere servano. Quindi utilizziamo Data Resource che ci dà la possibilità di farne il loading asincrono. Allo stesso modo potremmo costruire un modo per caricarli da server esterni utilizzando JSON o JSONP. Sfortunatamente i nostri shader hanno bisogno però che i dati siano organizzati in un modo ben preciso, che tutti gli array siano uniformemente indicizzati, che ci siano tutte le normali per tutti i modelli. E quindi i dati direttamente provenienti dai file OBJ non sono necessariamente pronti per essere visualizzati. Per far questo abbiamo potuto quindi è dovuto scrivere dei metodi JavaScript che processano il Wavefront OBJ file una volta caricato e lo trasformano in modo tale che la nostra applicazione sia in grado di visualizzarla. Quindi utilizziamo un po' di JavaScript, ad esempio, per calcolare le normali e tutto sommato, se scritto nel modo giusto, il JavaScript, almeno su Chrome, va estremamente veloce. Così facendo, abbiamo la possibilità di accrescere le caratteristiche del nostro programmetto, includendo il loading scaricare i modelli può essere un po' lungo, dipende quanto va veloce la rete. Esatto, adesso è iniziato il caricamento dell'oggetto e il calcolo delle normali. E come vedete, molto semplicemente possiamo caricare gli oggetti. Il rendering è fatto tutto dalla scheda grafica e quindi ancora una volta non è complicato avere delle rese real time anche se stiamo facendo un'applicazione web.